Benvenuti a Fresco in Pillole 20, sale in attesa per il gran finale del Cortona Mix Festival 2013. Domenica 4 agosto alle 21.30 in Piazza Signorelli concluderà la seconda edizione del festival il concerto di Jovanotti. Sempre domenica a Cortona nell'ambito del Mix Festival alle 18, appuntamento con il giornalista e scrittore Roberto Saviano. E ancora al Cortona Mix Festival, giovedì 1 alle 21.30 in Piazza Signorelli, ci sarà il concerto di Elio e le storie tese. Cena rinascimentale, sabato 3 agosto in Centro Storico a San Casciano dei Bagni, il gruppo Via Toris allieterà i commensali con musiche e canti rinascimentali. E al termine della cena i rappresentanti delle contrade lanceranno la sfida per il Palio di San Cassiano. Inizia venerdì 2 agosto a Fogliano della Chiana la rassegna cinematografica dedicata a bambini e ragazzi. Alle 21.15 sotto il loggiato del Palazzo Granducale sarà proiettato il film Il treno dei dinosauri. Appuntamento con Tacatatum, la notte della Taranta, sabato 3 agosto dalle 21.30 agli ex macelli di Montepulciano e dalle 19.30 a Perilive. Notte verde, bianca e rossa, dedicata allo stile italiano, sabato 3 e domenica 4 agosto a Città della Pieve, esposti in centro storico i grandi marchi del Made in Italy. In programma concerti, sfilate, mostre, esibizioni di pizzaioli acrobatici, arte e moda, pittura sul corpo, degustazioni, racconti e ballo. E comincia a Castiglione del Lago la rassegna internazionale del folklore. Domenica 4 agosto alle 21.15 alla Rocca del Leone si esibiranno i gruppi folk di Colombia, Bulgaria, Serbia e Italia. Alle 12 dello stesso giorno i gruppi sfileranno per le vie del centro storico. Da lunedì 5 agosto prende il via a Tuoro la manifestazione del Ferragosto Torreggiano, una serie di eventi teatrali e di animazioni incentrati sulla Roma antica. A partire da domenica 3 agosto si succederanno in centro storico le cene organizzate dai quattro rioni paesani. È in corso fino a domenica 4 agosto la 33esima festa del Giacchio a San Feliciano, con giochi, musica, mostre, eventi e specialità di pesce del lago del Trasimeno. 11esima edizione di Ficulle Rock Festival da giovedì 1 a domenica 4 agosto sono 4 serate di musica dal vivo con band emergenti e artisti di fama nazionale e internazionale. Da venerdì 2 a domenica 4 agosto a Castel di Scardo Alla ricerca del piatto perduto, una sagra gastronomica che vuole recuperare la tradizione della cucina contadina. I piatti preparati secondo ricette depositate nella memoria di uomini e donne del paese, che rimangono sapori e sapori quasi perduti. Da giovedì 1 a lunedì 5 agosto a Rote Castello in programma Agosto in Medioevo, con cene con degustazioni di piatti medievali, musica e spettacoli. E per questa puntata è tutto, per restare informati seguiteci su frescodiweb.it. Fresco in pillole 20 vi dà appuntamento alla prossima settimana.